Vi ho detto che vi portavo il miglior bridge spam attualmente su Royal e oggi avete il migliore, il top nello Shandleman deck bridge spam di Clash Royale. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mistrego e oggi siamo tornati come sempre a bomba su Clash Royale ragazzi. Oggi con un deck, non mi ritengo assolutamente signori il guru di Clash Royale, ma visto che gioco Bridge Spam da quasi 4 anni sicuramente posso darvi un'opinione su quale sia il miglior Bridge Spam se volete utilizzare P.E.K.K.A. in questo momento storico di Clash Royale. Ma come sempre ragazzi, prima di farvi vedere il deck che ovviamente si andrà a provare il ladder, io vi ricordo e vi esorto a lasciare un bel like di supporto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando attivando la campanellina se già siete iscritti qui su YouTube. Giù nella descrizione trovate tutti i link degli altri social. Signori, fate il pacchetto completo, il premium pass, ma a costo zero. Se volete mi lasciate il segui, il follow anche dalle altre parti. Un po' più triste del solito per via dell'addio del maestro Akira, ma ci dobbiamo mettere una pietra sopra. Ho pubblicato tantissime storie su Instagram, se vi siete persi me lo dispiace. Mi dispiace il mio pensiero che ho detto su IG, però l'ho detto lì, l'ho detto anche qui con un post su YouTube, però capitolo a parte signori, questo secondo me è il miglior bridge spam da andare a utilizzare in this moment su Royal con il cavaliere Evo e gli arcierini Evo. Vediamo signori all'uscita se la zap, se questa robettina qua cambierà, può essere che cambi come può essere che rimanga così, è tutto da vedere. Fireball, ariete da battaglia, Little Prince che volendo potete cambiare con l'arciere magico che è stato nerfato ragazzi, che è stato buffato scusate, ma è un buff di poco conto secondo me perché gli hanno velocizzato la prima freccia e poi basta. P.E.K.K.A. che invece è stato potenziato e non di poco, Casper e per l'appunto Zap. Signori, io ho provato questo deck con gli arcieri Evo ma senza il cavaliere bensì con la Bandit. Proviamo questa variante che è la variante ufficiale meta, c'è anche una roba ragazzi con la Mother Witch, se la volete spolliciate a più non posso. Primo game di oggi contro Pesh. Pesh che andar de niche. A posto, cioè proprio partiamo con la Bobos Bonjour. Questo è un misto tra francese e bebè. Intanto sto ancora con le robe al 12 ragazzi, perché non sto a scalà proprio niente. Non mi è piaciuta tantissimo sta manovra perché quel cerbottaniere mi ha one shottato qualsiasi roba. Però signori, secondo me fare di questo non sarebbe per nulla non consono ragazzi, anche perché il mini P.E.K.K.A. viene fatto blasinato fuori proprio. Non hittiamo di manco una maniera, manco a pagare, no, no. Una hit l'abbiamo tirata, molto molto saudaci. Andiamo con gli arcieri in modo tale che ci facciamo attivare la centrale dalla sua piro. Certo gli arcieri ci fanno una brutta fine per carità, però ci abbiamo sempre una centrale attiva che male non ci fa. Ovviamente mi sento a casa ragazzi con il bridge spam, ovvio. Non c'è bisogno che io vi dica niente, ho utilizzato questo deck per tantissimo tempo, quindi mi ritengo veramente molto molto bravo nei timing, anche se ovviamente i miei errori ci sono sempre ragazzi, e delle volte sono proprio degli erroracci pesanti pesanti pesanti. In questo caso signori io non vado a fare niente, avrei potuto abilitare ma ho preferito zappare, non ho capito il senso di quella zap signori, ma va bene così. Questi sono gli errori che vi dicevo poc'anzi, ma ci piacciono ragazzi, ci piacciono. Intanto PG ha delle ottime carte per darci fastidio, noi dovremmo giocare P.E.K.K.A. il prima possibile ragazzi, e ho paura che il tipo abbia mongola fiera ragazzi. Ciao, può avere la mongola fiera, invece no, c'ha i chirichetti. Andiamo a fare di questo per favore. Ok, diciamo che sto Little Prince è fondamentale in this moment. Ok, mi fai fuori quella piro, grazie. Little Prince è stato fatto fuori, non ce ne può fregare assolutamente niente. Via con la fireball di qua per favore. Ok, fireball d'obbligo ragazzi, che altrimenti non saremmo mai entrati in hit. Torre totalmente buttata giù perché sapevamo per l'appunto ragazzi
che il P.E.K.K.A. gli avrebbe dato un casino di fastidio. Ovviamente consigli che vi posso andare a dare, ragazzi, se volete utilizzare Bridge Spam, cercate di giocare sempre ed esclusivamente in difensiva, signori, per poi andare a ripartire il più possibile in offensiva con ciò che vi rimane all'interno della lane. Non pushate mai da ponte, raga, perché è un deck che è proprio fatto per ripartire con quello che si ha, mai per attaccare in maniera assoluta, e ovviamente P.E.K.K.A. solo ed esclusivamente in fase difensiva. E ci penso, ragazzi, avete Bacce con il Gran Cavaliere, Ciccio con il Golem dell'Elisir, Grax con il Domatore e Go con il P.E.K.K.A. Cioè, fantastico! Un team italiano potrebbe essere di tuttissimo rispetto. Solo che tutti quanti loro hanno ettato il campione definitivo. Io purtroppo no. Ma va bene, questi sono dettagli, raga. Sono dettagli che non ci devono interessare al momento. Non ci devono interessare. Allora, io direi di andare molto tranquillo con un cavaliere dal fondo, così ce lo iniziamo anche a ciclare. E devo dire che la mancanza della Bandit si sente, ma non tanto, perché comunque sia avere Cavaliere, ragazzi, è un altro tank, un ennesimo tank, che ci può aiutare tantissimo, esempio contro Bombolone alla Crema, per l'appunto, che siamo costretti a difenderlo sempre con il P.E.K.K.A. In questo caso abbiamo il Cava, sia Evo che è normale, che lo gestisce abbastanza bene. È qui la Bandit, ragazzi, è orca miseria. Abbiamo perso Torre di là, raga. Allora, Torre di là è totalmente buttata giù, ma proprio in maniera brutale, ragazzi, perché giustamente mi ha pushato come se non ci fosse un domani. Devo andare con la Zap, per forza, perché lui non dovrebbe avere tutta questa quantità incredibile di Elisir, boys. Vabbè, lì del Prince ci ha preso schiaffi come se non ci fosse un domani. Io quello che posso fare, ragazzi, è recuperare, provare a recuperare per l'appunto i danni con la Guardiana. Nulla di che, signori, ma ci devo provare. Andiamo con un cavaliere ovviamente piazzato malissimo perché l'ho totalmente missato, ma ragazzi ci siamo. Allora, questo mi fa male, raga. Questo sto tipaccio loschissimo mi fa male. Mi tocca andarmi a difendere con l'ariete, che ci credi o no, mi serve l'ariete. Qui sento la mancanza della Bandit, devo essere sincero. Però avere il cavaliere, ripeto, tanta roba, signori. Non hai il Bombolon, forse? Quindi, fra, non so quanto ti sia convenuto fare di questo. No, invece sì, perché mi hai buttato giù Torre. Mi hai buttato giù tantissimo Torre, fratello. Andiamo con il P.E.K.K.A. Ok. Bello il mago, sicuramente. Ok. Proviamo a fare di questo con il cavaliere, ragazzi. Male non ci fa il cavaevo, assolutamente. Ok, andiamo a fare di questo. Ok. Andiamo anche con il Little Prince, ragazzi. Ci butto la qualsiasi. Ci butto la qualsiasi, signori. Perfetto, zap. Ok, 25 HP, io non ci voglio credere, ragazzi. Io non ci voglio credere, signori, va bene. 1-1 palla al centro. GG ai suoi 25 HP. Andiamo con il P.E.K.K.A. che dovrebbe attirare anche il bombolone. Perfetto. Ottimo. P.E.K.K.A. dovrebbe continuare su quel lato lì. Andiamo con gli arcieri dal fondo. Andiamo a difendere la life del P.E.K.K.A. per favore. Andiamo con il Little Prince. Ok. Ok. Questo Little Prince, ragazzi, totalmente buttato. Me ne rendo conto. Andiamo con il P.E.K.K.A. Andiamo con Casper di qua. Ok, P.E.K.K.A. che difende tutto senza troppi problemi. Andiamo con gli arcieri Evo, così ce li iniziamo a ciclare. Casper diventa trasparente, quindi tantissima roba. Andiamo con l'ariete. Andiamo con l'ariete, andiamo con il Little Prince. Cicliamo roba, ragazzi. Cicliamo roba il più possibile. Abilitiamo. Perfetto, Abilities ci ha fatto pure uno scheletrino. Andiamo con il cavaliere di qua per difendere il Little Prince. Andiamo con la Zap. Ok. Dovremmo avere prossimo giro tutto Evo, quindi in maniera abbastanza gastronomica e Shandalaman dovremmo stare piuttosto tranquilli. Andiamo a fare di questo con il P.E.K.K.A. Perfetto, timing assurdo. Perfetto. Andiamo con il Cava. Ok. Ok. Andiamo con la Zap. Ok. Andiamo a fare di questo.
sbagliato ad abilitare. Naggia il Grand Crispy McBacon. Ok, andiamo in pecca di qua. Mi sa che ho sbagliato gli arcerini, ragazzi. No, quel principe nero, signori, ci deve aiutare per forza di cose. Andiamo con l'ariete. Andiamoci sta fireball, così quel Robocop lì ci crepa. Ok, mi sa che ce l'abbiamo fatta proprio liscio liscio con l'overtime, signori. Qui il cavaliere ci ha aiutato un botto, ma veramente tantissimo, altrimenti avremmo perso. GG, terzo game, ragazzi. Pulito, pulito. Il cavaliere è stato qualcosa di fenomenale, ragazzi. La Bandit non avrebbe potuto subire così tanti danni come ha fatto per l'appunto il cavaliere, sia in versione normale che in versione Evo, ragazzi. Rimane comunque sia sempre un'ottima carta. Andiamo a fare di questo. Ok. Quella al 12, raga, mi può far piacere. Sono sincero, quel robo lì al 12 mi può far piacere. Little Prince è rimasto life, con poco però è rimasto life. Di là intanto Ariete è entrato divinamente, ragazzi. Ovviamente difendere con Ariete così torna tanto tanto utile. Potrebbe avere cimitero, ragazzi, perché pazzi in sto giro nella morte di ladder, perché siamo abbastanza bassi, ce ne potrebbero essere. Quindi attenzione. Phoenix al momento non è un problema. Andiamo con l'arciere in questa posizione, che dovrebbero prenderla di mira. Potrebbe avere frecce. Perfetto, perfetto, signori, ci siamo difesi. Aggiungerei un cavaliere così per tankare un attimino tanti eventuali danni. Non so il tipo come si possa andare a difendere. Con un principe nero, ragazzi. Ovviamente qui il cavaliere è fondamentale, ma veramente ha fatto un lavoro stratosferico. Pecca di là è entrato. Penso che gli buttiamo giù tranquillamente tutte e due le torri, ragazzi. Assolutamente sì. Regà, quando si bridge spamma, cioè giocare su tutte e due le lane, attaccare su tutte e due le lane, diventa un attimino problematico per alcuni player andarsi a difendere. Spettacolare, spettacolare. Oh, game, signori, contro Sheriff. Bello così, nello Shandlaman, lo sceriffo di Stranger Things, nominiamolo così per comodità, Witch, ragazzi. Allora, il consiglio che vi posso dare da player di Bridge Spam: vedete Witch, signori, non ci pensate due volte. Ammazzatela. Ammazzatela, regà, senza troppe magagne, senza troppi scleri, fatela fuori il più possibile. Casper, peccato, me poteva dare un'altra botta. Non avevo il cavaliere a disposizione, però sì, ripeto, ragazzi, trovate Witch, fatela fuori. Andate sotto, perché andate sotto, signori, però fatela fuori. Allora, in questo momento potrei fare una di quelle robe bruttissime, che non dovrebbe essere fatta, ragazzi, però devo. Devo, signori, e secondo me ho fatto anche bene. No. Ok, il tipo c'ha delle belle cartine per mettermelo in quel posto. Devo essere so pretty cool, sincero. Andiamo con Casper, perché vorrei che quel cavaliere mi rimanesse life. Ok, a sto punto preferivo diversamente. Vado ad abilitare, che due tank, ragazzi, fanno male se arrivano sotto torre. Vediamo un po'. Non dovrebbe avere tutto sto sterminio di elisir il tipo. Ok, mi ha piazzato anche lui, quindi abbiamo recuperato di tanto, signori, danni. Questo è poco ma sicuro. Ciao Witch. Witch è un serio problema per il nostro pecca, ragazzi, però va bene. Qui dobbiamo essere tanto tanto bravi, ragazzi. Veramente tanto 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 bravi. Eccola la Witch. Allora, in questo caso dovrei predictare, ragazzi. Mesa, via di pecca. Assolutamente. Sentiamo un attimino. Very zap in this moment. Ok, gigante fantastico, Witch fantastica, ragazzi, non si può di niente. Mini pecca stratosferico. Fammi fuori il mini pecca, sono contento, fra. Fammi fuori il mini pecca, sono contento. Non lo so come andrà a finire, raga, ve lo dico. Ve lo dico, ragazzi, non lo so come andrà a finire. Non a fare di questo. Perfetto, mini pecca non ce l'ha, però c'ha barba di scelta. Bene. Andiamo ad abilitare. Ok. Forse, regà, forse, dico forse. Stava scherzando tantissimo. Stava scherzando proprio un botto. Non ce la facciamo a tirare di giù torre al tipo, ma non ci posso credere. Oh my god. Oh my god, ragazzi. Oh my god, tantissimo. Ok.
Vediamo un po' se riusciamo a pizzicarlo. GG, pizzicato. GG, signore. GG, qua tanta roba, eh. Cavaliere mi serve. Cavalierevo mi serve come il pane. Qua andiamo ad abilitare. Arcerini sbagliati. Cavalierevo di qua, assolutamente. Ok. Andiamo. Zap. Ok. Little Prince. Che quella witch ci dovrebbe crepare in maniera istantanea. Ok. Abilities. Ok. Mamma mia, raga, stiamo a giocare proprio al cardiopalma. Oh my god. Ok, qui il cavaliere ovviamente sta ci aiuta tantissimo. Manco a dirlo, raga. Ok. Andiamo con il pecca. Sappiamo che quella con una zappa viene fatta fuori, però io direi di andare con un Casper. Per rimanere più sauvage. Andiamo con gli arcieri. Andiamo con la veleno. Con il Little Prince, scusate. A fare di questo. A fare di questo. Andiamo ad abilitare. Ok, guardiana, raga, tirata al bacio. Guardiana, ragazzi, tirata al bacio. Questo è un GG pazzesco per noi, ragazzi. Qua abbiamo veramente adoperato l'anima del bridge spam. Fantastico. Signori, che vi devo dire? Da giocatore, ripeto, con tanta tanta esperienza su Pekka, ottimo, ottimo deck. Lui dà una value incredibile rispetto alla Bandit e non pensavo minimamente. Signori, ovviamente fatemi sapere anche voi cosa ne pensate sotto nei commenti di questo deck. Io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che date in ogni singolo video, in ogni singola live. Potrebbe mutare ancora con la nuova Zap Evo. Rimanete sintonizzati. Grazie mille per il supporto. Io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mister Rico.